Matteo Gaslani, il suo intervento è iniziato con la certificazione di un dato cronologico, quello della famosa gara, entro la fine del mese di maggio. Che cosa cambierà con diciamo, questa procedura e poi con la conclusione dei lavori? Ma la procedura è la procedura di una gara pubblica, quindi esce entro fine maggio, poi durerà il tempo necessario che dovrebbe essere entro i sei mesi e poi partono i lavori. Quindi spero entro fine anno di, di avere i lavori già avviati diciamo nella prospettiva quanto potrebbero durare? Circa due anni, quindi entro fine 2000, inizio del ventisette e fine del 26 dovremo essere operativi uh, sulla, sulla banchina Ravano, questo è l'obiettivo. Altra cosa politicamente rilevante, lei ha detto che abbiamo bisogno di certezze da parte dei, diciamo, degli amministratori locali, perché i porti fondamentalmente non interessano niente a nessuno, se non a quelli che ci lavorano. Una nave può andare ovunque, basta che porti la merce laddove serve. Quindi che cosa chiedete all'amministrazione locale per corroborare le vostre certezze? Noi abbiamo firmato una, una nuova concessione, quindi uh, vogliamo che tutto sia rispettato Uh, e questo sui lavori, come ho detto, sono investimenti per uh, i prossimi 30 anni uh, e quindi ci serve uh, stabilità no? nella, nella decisione che è stata presa di investire 300 milioni a Spezia. L'unica cosa è che chiediamo che non ci siano uh, uh, nuove idee che arrivano nel frattempo perché ogni nuova idea rallenta il cantiere, rallenta la partenza e per noi vuol dire. Uh, fermare uh, la, del, la crescita del porto, le assunzioni perché dietro ci sono comunque 100 assunzioni, e quindi avere un po' di sicurezza su questo. Però eh, se i porti sono tutti uguali non lo sono in realtà poi come sono organizzati. No? Su questo il porto di Spezia, devo dire anche sicuramente grazie a voi che ci operate, è eh, un porto che ha dimostrato di avere grande flessibilità. Eh, un esperto una volta mi disse il porto della Spezia è un'industria, è nato concepito come un'industria, non tutti i porti sono concepiti come delle vere industrie, questo è un vantaggio competitivo non da poco. Il porto della Spezia è sempre stato vissuto come un porto molto uh, competitivo in termini di flessibilità e, e di adattabilità uh, a nuovi scenari, quindi uh, l'abbiamo visto, parlavo prima del, delle navi uh, 24.000 T-Use, in realtà non siamo, uh, non siamo stati, uh, come dire, il porto non è stato attrezzato per ricevere queste navi, nonostante il fatto che l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo trovato delle soluzioni uh, tecniche e organizzative per ricevere queste navi. Il uh, nuovo Moloravano è, è stato concepito per ricevere queste navi, quindi direi che uh, dal punto di vista terminale. Poi c'è la parte anche ferroviaria uh, con la nuova st stazione marittima che, che fa l'autorità portuale dove di nuovo c'è un investimento e tutto questo ha uh, con obiettivo di portare competitività e velocità nell'uscita del materiale dei container sul porto, quindi sempre ridurre il costo per il cliente finale, che è l'obiettivo generale di tutti. Chiudiamo con l'intermodalità, visto che ha parlato di ferrovia, qual è la ricetta? Perché Spezia funziona molto bene rispetto ad altri porti nel tasso di intermodalità. Io penso che non sia secondario il fatto che voi siate un operatore con un hub ferroviario importante, che abbiate scelto questa strategia magari anche a livello commerciale più che altri. Eh, le chiedo di, di dettare una ricetta ad altri porti che invece non riescono a fare i numeri che fate voi. Eh, la ricetta eh, sarebbe bello averla, eh, perché non è così bello, non è così facile, lo dicevo, è una battaglia di tutti i giorni per convincere... Soprattutto in questo momento i clienti ad usare la ferrovia e i treni uh, subiamo tante interruzioni di servizio e questo uh, va discapito dall'intermodalità. Uh, però uh, noi come Conchip abbiamo la, la parte intermodale, Aniba, Oceano Gate, dall'altro lato c'è MSC con Medlog e Medway che, fanno anche, che sono i primi clienti uh, oggi su Spezia. Ma sono solo i primi clienti, ne abbiamo tanti altri che hanno la capacità di sviluppare anche la parte intermodale verso la Lombardia, il Veneto o altre destinazioni. Uh, credo che oggi noi ci dobbiamo concentrare su uh, preparare il 2027. Uh, diciamo, tutti, sono tutti i lavori del PNRR su, su, sulla parte rete. Uh, non è che possiamo dire basta, non facciamo più, va fatto. Uh, è un bene, dobbiamo capire come arrivarci in fondo, però per il 2027 dobbiamo essere pronti e credo che là si vedrà veramente uh, l'impegno che abbiamo fatto adesso per sviluppare sia il porto che uh, tutta la parte intermodale. quindi è, uh, Non è immediato, purtroppo, sia un, uh, purtroppo per fortuna siamo un business dove i risultati si vedono negli anni, non è, dobbiamo essere pazienti, questo è. Grazie.